Lo sapevate che aggrottando le sopracciglia consumate più calorie di quando sorridete? Beh, vi conviene sorridere piuttosto che aggrottare le sopracciglia. Molti si stupiscono quando dico che sono ateo. Ma come, tu che parli di spiritualità sei ateo? Ma no, ma mi deludi. Ma anche il Buddha non credeva in Dio e non credeva nell'esistenza dell'Atman, dell'anima. Eppure nessuno protesta. Molti citano il Buddha, citano qualche suo aforisma su Facebook, nei blog, un po' dappertutto, ma non conoscono la vita del Buddha e non conoscono nemmeno il suo pensiero. Un libro molto bello, di facile lettura, molto romantico e anche molto sentimentale, è La vita di Siddhartha il Buddha, edizione Ubaldini. Leggendo la sua storia è possibile comprendere appieno e profondamente il suo pensiero. Ci sono anche persone che si stupiscono per il fatto che io, pur trattando argomenti spirituali, parli poco dell'aldilà, angeli, spiriti guida, della vita oltre la vita e cose di questo tipo. Ma come? Ti interessi a questo genere di argomentazioni e non rispondi, non ne parli, ne parli poco? Andavano in tantissimi dal Buddha a porre le medesime domande e lui si rifiutava di rispondere. Esiste l'aldilà? Non rispondo a queste cose. Esistono gli spiriti? Non rispondo a queste cose. Esistono i miracoli? Non rispondo a questo genere di domande. L'universo è infinito o finito? Non rispondo a questo genere di domande. Queste erano le risposte del Buddha a chi domandava cose di questo tipo. E per nulla interessato era il fatto di essere poco o molto seguito. A chi gli domandava come mai non rispondesse a domande di carattere esoterico, lui rispondeva: ma non lo vedete che tipo di atteggiamento avete? È come se uno fosse stato morsicato da uno scorpione e andasse dal medico per avere un antidoto. E anziché chiedergli l'antidoto che gli serve al momento, gli domandasse: ma quanti anni aveva lo scorpione? Era sposato? Aveva figli? Aveva mangiato a colazione? E il Buddha continuava: ci sono dolori che voi avete in questa vita e volete sapere delle vite passate o delle vite future. Soffrite di gelosia adesso, di invidia adesso, di rabbia adesso, di orgoglio, vanità, narcisismo adesso. Ma voi, anziché parlarmi di queste cose, volete sapere dell'aldilà, della vita oltre la vita, delle vite future, della vita passata, se esista o meno lo spirito guida piuttosto che gli angeli, piuttosto che le divinità? Vi interessate continuamente a problemi che non avete, che non potete risolvere o verificare, e non vi interessate al veleno che avete adesso. Preferite parlare di questioni paranormali, di poteri, di superpoteri, delle cosiddette siddhi, e non vi accorgete che siete immersi in grandi dolori proprio perché, anziché soffermarvi su quelli, cercate tutt'altro. Ci sono un sacco di persone che vengono e mi parlano del Buddha, mi citano il Buddha e non hanno letto una virgola della sua storia, non conoscono il suo reale pensiero. Hanno fantasie particolari sul Buddha perché hanno letto qua e là qualcosina in Facebook. Il Buddha non trattava problemi esoterici. Eppure nessuno oserebbe dire che non fosse un personaggio spirituale. Cercava di distogliere le persone da quei fattori che riguardano il paranormale per cercare di convogliarle sui problemi reali quotidiani.
Quindi il mio consiglio è non fate come quelli che andavano da lui, non fate come quello che viene morsicato dallo scorpione e va dal dottore per chiedere: ma lo scorpione era sposato? Quanti figli aveva? Fate come quello che dopo essere stato morsicato dallo scorpione va dal dottore e gli chiede l'antidoto per salvarsi la vita. Quali sono i nostri problemi adesso, ora, in questo momento? Credo che valga la pena concentrarci sui veleni mentali che abbiamo dentro adesso, ora, in questo stesso momento. È molto più utile che sapere se ci sono delle vite precedenti, chi ero in una vita passata o chi sarò in una vita futura. E mi raccomando, non aggrottate le ciglia, sorridete, consumate meno calorie e sviluppate maggiori endorfine del buon umore. Se vorrai venire a trovarmi, sarò ben felice di accoglierti. Se pensi che questo video possa essere di aiuto anche a qualcun altro, grazie di cuore per la condivisione.